E ci siamo ragazzi, questo è un momento a cui teniamo molto e buongiorno. In questi giorni vi abbiamo già parlato di lui, abbiamo visto anche alcune ispezioni di video e oggi abbiamo con noi la mamma di Carla Cutis, Antonia. Gli facciamo un applauso. Ciao Antonio, buongiorno. Ti lasciamo il microfono per la tua Esatto. testimonianza, grazie. Come faccio a sapere un'ora? Se sono di dove? Ma ci abbiamo pure il papà di Carlo, eh. Hai ragione. Anche il papà di Anche il papà di Carlo. Carlo. Parla la mamma, ma c'è anche il Perdonaci. papà. Vieni, vieni. Se volete potete anche sedervi. Sedetevi Io posso insieme. accomodarvi. Il bello della diretta. C'è Sor Patrizia lì che ce l'ha vicino. Prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie di questo vostro tempo che dedicate per conoscere Carlo. Io penso che voi già abbiate avuto modo di vedere un documentario che aveva prodotto il Vaticano proprio su Carlo. E diciamo che così proprio in breve vi dico che Carlo, voi sapete, è morto nel 2006. Quando è morto c'era già una fama di santità, in quanto Carlo, era molto attivo nel volontariato. Lui ha studiato presso i gesuiti che lo avevano incaricato proprio per queste doti informatiche straordinarie che aveva. Veramente straordinaria, però diciamo che lui aveva ma utilizzava per il bene, perché lui faceva i programmi con C, C++, Ubuntu, Java, utilizzava programmi come Maya, come InDesign, Quark Express, faceva giornalini, poi il suo gioco preferito era quello di fare i filmini, perché aveva quattro cani e due gatti, allora si era inventato il mondo cattivo dei gatti contro il mondo buono dei cani e quindi faceva tutti questi film con effetti speciali tipo James Bond, faceva delle cose abbastanza straordinarie che poi ovviamente mostrava ai suoi amici e questi che ridevano tantissimo, si divertivano tantissimo. Ecco, questo era il suo modo di giocare, faceva i giornalini. Ecco, sin da piccolino, per dirvi com'era già predisposto dal cielo, gli avevano regalato un kit tipo il piccolo chimico, dove aveva una specie di camice bianco. Allora lui l'aveva preso con un paio di occhiali finti, perché lui non portava gli occhiali, e il padre gli aveva regalato un tesserino di quelli che danno quando ci sono i congressi dove vanno gli adulti. E lui c'era, aveva scritto scienziato informatico, e allora faceva finta di andare per casa, ma questo parliamo quando era piccolo, e faceva finta di fare lo scienziato informatico. Quindi già lì c'era questa, diciamo, predisposizione informatica che poi il Papa, nella Christus Vivit, ha voluto proprio, diciamo, citare Carlo e porlo un po' come modello per come lui ha fatto. Ha utilizzato questi mezzi di comunicazione perché li ha utilizzati per il bene veramente. Quindi, per tornare, diciamo, al discorso che stavamo facendo, queste sue doti informatiche, questa sua predisposizione ha fatto sì che i gesuiti, disperati perché gli alunni delle loro scuole non erano molto interessati al volontariato, perché il problema è che il volontariato spesso si fa fatica alcuni giovani a coinvolgerli. Allora avevano chiesto a Carlo, che è un giovane, proprio per queste sue doti, di fare il sito sul volontariato per rendere più accattivante questa possibilità di dedicarsi, oltre le ore scolastiche, al volontariato, ai suoi compagni, ai giovani della scuola. E Carlo l'aveva fatto questa cosa per tutte le. Tra l'altro si era incaricato di fare un congresso, dei film. Perché c'era una specie di competizione che la RAI aveva indetto su volontariato, il filmino migliore avrebbe vinto, diciamo,
E quindi lui aveva fatto questi filmini per tutte le classi, perché poi tenete presente che i gesuiti hanno il classico, lo scientifico, e ogni sessione, ogni classe ha magari cinque classi, quindi ecco. E quindi questa sua capacità, diciamo, di informatica l'aveva posto per il bene, ecco, per fare queste cose, oppure per fare i siti della parrocchia, dove lui ha fatto il catechista, lui a 11 anni ha fatto la cresima. Poi ha cominciato da allora a fare l'aiuto catechista, poi data la sua preparazione, perché conosceva benissimo, aveva una grandissima memoria, conosceva benissimo il catechismo della Chiesa Cattolica, quello grosso, e lui amava proprio il catechismo, gli piaceva. E poi la Bibbia pure molto bene, tanto più che alcune suore dove lui ha studiato alle elementari e alle medie hanno testimoniato che quando non si ricordavano i passi della scrittura li chiedevano a Carlo per dire come lui leggeva la parola di Dio, e soprattutto pregava anche con i salmi, ecco, oltre a dire il rosario tutti i giorni. Dall'età di 7 anni ha fatto la prima comunione, perché gli è stata concessa proprio per questa sua preparazione speciale che aveva comunque sin da piccolino, perché sin da piccolino lui aveva sempre avuto questa predisposizione, questo interesse per il sacro, interesse per i santi, per la parola di Dio, per la scrittura. Voleva sempre entrare, quando aveva 3 anni vedeva una chiesa, voleva entrare dentro, salutare Gesù nel crocifisso, gli buttava i bacini, ecco, voleva stare lì in compagnia di Gesù, oppure facevamo le passeggiate, raccoglieva i fiorellini che trovava, li portava alla Madonna, ecco. Proprio una cosa che è nata dentro di lui, era proprio lui che era così. E questa cosa è cresciuta, e quindi fu proprio Sua Eccellenza Pasquale Macchi, che era è stato segretario di Paolo VI, che lo interrogò a Milano e disse che era veramente molto preparato, e quindi gli concessero di fare la prima comunione a 7 anni. Lui la fece presso le suore romite, la fece da solo, perché ovviamente, ecco. E mi ricordo che quando lo portavamo lì per fare la prima comunione, questa salita di queste montagne dove le suore romite avevano il convento, a un certo punto passò un pastore con un agnellino che lo seguiva, no? Allora lo vidi un po' come un segno, un bel segno, questo segno. Poi il Signore aveva sempre delle delicatezze per Carlo straordinarie, e noi ce ne eravamo accorti di questo, però diciamo. Comunque Carlo, nonostante questa vita di pietà, perché andava a messa tutti i giorni lui, tutti i giorni, sin da quando ha fatto la prima comunione, tutti i giorni andava a messa, tutti i giorni faceva l'adorazione eucaristica, o prima o dopo la messa. Ma parliamo di quando era piccolino, è stato sempre fedele a questo incontro quotidiano con Gesù e Eucaristia. Diceva Carlo, noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, perché queste persone erano limitate dallo spazio, dal tempo, e per raggiungere Gesù dovevano camminare per ore, e poi spesso Gesù era contorniato da tante persone, quindi era difficile magari avvicinarsi. Ma diceva Carlo, noi in fondo basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina e abbiamo Gerusalemme sotto casa, perché nel tabernacolo dove sono conservate le specie del pane, noi sappiamo che lì c'è la presenza viva e reale di Gesù, presente realmente, realmente. Gesù ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E diceva Carlo si sorprendeva, perché giustamente vedeva file chilometriche per andare ai concerti rock, vedeva file chilometriche per andare alle partite di football, poi vedeva, diciamo, questa perché poi comunque sia anche per la materia, no? Cioè il rilascio dell'ultimo iPhone, allora le file per fare, ecco. Diciamo che lui si sorprendeva di questo e di vedere come il tabernacolo fosse disertato, perché giustamente dice, ma come, lì c'è Dio presente realmente ed è sempre lasciato da solo. Quindi per questo Carlo, proprio per questo, in quanto catechista, ha fatto questa mostra sui miracoli eucaristici, che voi vedete una parte, che è andata in tutto il mondo. Pensate che solo
negli Stati Uniti è andata in 10.000 parrocchie, è andata in Russia, in Corea, in India, in Africa, in Australia, tutta l'America Latina, il Brasile. Adesso era nell'ultima GMG a Panama, è stata in Brasile quando c'è stata la GMG. Quindi diciamo che santuari come Fatima, Guadalupe, Parelemonial, Lourdes, quindi diciamo che è qualcosa di straordinario, perché Carlo con un computerino scadente, perché io non è che lo viziassi, gli compravo le cose quelle da poco, però lui da solo ha fatto, aveva diciamo lo zio che gli aveva regalato dei programmi, perché aveva varie licenze, aveva uno zio che aveva tutti questi programmi speciali che normalmente si devono acquistare, costosissimi, però lui con questo computerino, con questi programmi ha fatto delle cose straordinarie, perché è una mostra che è andata in tutto il mondo, come dicevo, solo negli Stati Uniti in 10.000 parrocchie, ha toccato i cuori di tante persone, ha influenzato tanti fedeli e ha aiutato a ravvivare la fede a tante persone, perché la fede nella reale presenza di Gesù nell'Eucaristia non è così automatica, purtroppo, e lo vediamo dal fatto che se veramente noi fossimo consapevoli la messa sarebbe frequentata più spesso, perché se io so che lì c'è Dio, quella è la cosa più importante. Anche diciamo, perché poi spesso nella Chiesa ci sono un po', diciamo, delle situazioni in cui magari non si capisce questa importanza di questa presenza. Carlo diceva che da quando c'è stata l'incarnazione di Gesù, praticamente questo pianeta dove noi viviamo, da un punto di vista astronomico, da un punto di vista geologico è lo stesso, ma da un punto di vista soprannaturale non è più lo stesso, perché è coabitato dalla Santissima Trinità. La Trinità, la Santissima Trinità ha preso dimora in questo nostro pianeta. E quindi chiaramente questo significa che noi abbiamo la presenza di Dio con noi, che ci accompagna quotidianamente. Questa consapevolezza di Carlo della presenza costante di Dio nella sua vita è stato quello che è stato la sua vita spirituale. Carlo era consapevole ogni secondo, ogni minuto della sua vita, viveva tutto quello che faceva per Cristo. Per lui il centro della sua vita era Gesù, essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita, scriveva. Veramente per lui Gesù era tutto, l'incontro quotidiano con Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. E questo l'ha vissuto e non gli ha impedito naturalmente di fare quello che sono le cose che fanno tutti i giovani. Perché Carlo era un ragazzo simpaticissimo, amato da tutti. Tutti gli volevano bene, in lui non si creavano quelle dinamiche di invidia che possono crearsi a volte, soprattutto in queste scuole del milanese. Noi abitiamo in centro, sono scuole dove spesso sono frequentate dall'elite dell'economia, figli di papà un po' viziati, ma che tra di loro c'è una competitività come gli stessi gesuiti hanno testimoniato, ma con Carlo tutte queste cose si sgretolavano, perché lui era come se avesse un passepartout nei cuori di tutti, ecco, gli volevano bene tutti, lo ammiravano tutti. Poi Carlo nel suo piccolo, questa vita di ovviamente dove lui si cibava tutti i giorni dell'Eucaristia, dove Gesù si dona, e lui imparando alla scuola di Gesù che si dona a noi, ha imparato a sua volta a donarsi agli altri. Come? Attraverso una vita anche, diciamo, impegnata nel volontariato. Per esempio Carlo, vi dico una cosa, Madre Teresa diceva che è inutile andare a fare i viaggi chissà dove per fare il bene, basta scendere sotto casa, cominciamo da là, diceva, incitava. E Carlo l'aveva presa alla lettera questa cosa, ma infatti cosa faceva? Noi vivendo in centro, purtroppo a Milano è pieno di clochard, di persone che dormono per strada, che poi magari si rifiutano di andare nei dormitori, eccetera. E quindi dormono per esempio sui cartoni, meno che Milano può essere molto fredda, una città che a volte le temperature, come qui più o meno. E allora cosa faceva Carlo? Carlo si era organizzato
con i soldi che gli regalavano i nonni, gli zii, i cugini, le paghette che riceveva, comprava i sacchi a pelo e li regalava a questi crociardi, così potevano dormire caldi invece di stare nei cartoni. Oppure la sera parte della sua cena la metteva da parte, si era organizzato con tutti dei recipienti, ogni volta che c'era un nuovo clochard scriveva il nome e gli portava da mangiare, gli portava le bevande calde, faceva questo nel suo piccolo, nel senso che ovviamente lui era un ragazzo giovane, è morto a 15 anni nel 2006, quindi non è che aveva questa possibilità di fare chissà, però nel suo piccolo già si era organizzato e quindi lo conoscevano tutti. Pensate che quando lui è morto, la chiesa dove sono state celebrate i funerali era talmente piena che molta gente dovette rimanere fuori. E io vidi tra queste persone, c'erano tanti musulmani, indù, c'erano buddisti, c'erano persone, anche questi clochard, tutti che partecipavano. E mi resi conto solo allora di veramente quanto Carlo aveva seminato e quante persone aveva conosciuto nella sua vita. Perché cosa faceva Carlo? Carlo aveva una bicicletta scassata con cui girava il quartiere, andava, poi si fermava a parlare con tutti quelli che vivevano per strada, cioè, oppure con quelli che erano i portieri degli stabili, perché questi stabili di Milano spesso hanno questi portieri anche extracomunitari, oppure con quelli che facevano il lavoro domestico, era diventato amico di tutti. Quindi per lui ogni persona era un mondo, ogni persona era un mondo da scoprire, cioè lui riusciva a scaldare i cuori di tutti. Pensate che c'è uno dello Sri Lanka che era appena arrivato come sacrestano della chiesa, della parrocchia di Carlo, il quale quando è morto ha scritto un poema meraviglioso, una poesia bellissima, che tra l'altro abbiamo riportato anche nel DVD e nel libro. E questo, io così incuriosita di queste parole meravigliose su Carlo, andai a chiedergli com'è che... E lui mi disse che con Carlo non ci aveva mai parlato, però il modo con cui Carlo lo salutava l'aveva talmente toccato il cuore, per cui quelle cose le aveva suscitate in questa maniera. Quindi è chiaro che sono dei carismi che il Signore dà, no? Accompagnati poi da una grazia di toccare i cuori. Però questo era per farvi un po' un quadro di com'era Carlo, poi per farvi capire la sua bontà com'era. Noi in casa avevamo delle persone di servizio, perché ovviamente io lavorando, mio marito pure, non potevo io dedicarmi. Però avevo una stiratrice, una signora che veniva dalle isole Mauritius, la quale era stata da poco lasciata dal marito e viveva in un quartiere di Milano un po' periferico, San Donato. E questa signora veniva a stirare la sera dopo aver fatto altri servizi in altre case. E aveva una figlia con cui Carlo poi ci aveva fatto amicizia, l'aiutava a fare i compiti, perché era un po' ciuccetta, non era molto brava a scuola, allora gli faceva le ripetizioni. E questa era, siccome lui sapeva che sta ragazzina era sola a casa, insomma non era piccolissima ma era grandice, però gli dispiaceva che questa signora, per farla sbrigare, ogni tanto andava lì e l'aiutava a stirare, per farla sbrigare, per poter farla andare via prima, che così la signora poteva andare a casa dalla figlia, ecco. Quindi, ma chi lo fa queste cose? È difficile che lo fanno le persone. Ora un bambino, un ragazzino che fa queste cose solo per farvi capire com'era la sua delicatezza, ecco. Oppure sempre per darvi un po' una pennellata del suo carattere, quando lui entrava a scuola al Leone XIII, c'erano due entrate, c'era un portiere, allora spesso gli capitava di entrare nell'entrata dove non c'era il portiere. Allora che faceva quando c'era la ricreazione? Andava sempre a fargli un saluto, perché gli dispiaceva di non aver potuto salutare il portiere quel giorno. Ecco, era così, aveva queste delicatezze d'animo che certamente erano sicuramente un po' un segno della sua, ma poi questa bontà, io non l'ho mai sentito parlare male di nessuno, non l'ho mai sentito fare delle critiche, non l'ho mai sentito fare un lamento. Perfino quando è morto, lui si è ammalato di leucemia fulminante. Prima di morire, 2 mesi prima, si è autofilmato dicendo che quando pesava 70 kg era destinato a morire. Ha sempre detto che sarebbe morto sin da piccolo, si è predetto la morte come,
con una vena che gli si rompeva sulla testa, infatti lui è morto di emorragia cerebrale. E poi diceva, in casa scherzava, e diceva: io sarò sempre giovane. Per dirvi, noi avevamo un domestico di casta sacerdotale bramina in casa, il quale naturalmente veniva dalla casta dei sacerdoti, indù. Questo, a forza di vedere Carlo, il suo modo di essere, la fede con cui parlava dell'Eucaristia, l'amore che portava per la Madonna, il modo con cui parlava, si è talmente infervorato che alla fine si è voluto far battezzare cattolico, è diventato cattolico. Per dire che quando noi siamo testimoni autentici di Gesù, poi le persone intorno a noi se ne accorgono e non lascia indifferente questo. E Carlo non ha lasciato indifferente tante persone. Quindi già in vita Carlo ha ottenuto tante grazie. Carlo aveva una fede smisurata nell'intercessione della Madonna. E Carlo, siccome noi siamo legati al santuario di Pompei, in quanto io ho mia nonna che si è sposata lì, ma poi ho una parente che è Santa Giulia Salzano e Santa Caterina Volpicelli da parte di mia madre, sono due sante, amiche di Bartolo Longo, quello che ha fondato il santuario di Pompei. E quindi diciamo che c'è questa, diciamo, unione della famiglia, questo legame forte con Pompei. Io recentemente sono stata a Pompei a parlare, c'era tutta la chiesa piena, c'era il quadro, ero emozionata di Carlo, ed è stata ospitata la mostra dei miracoli eucaristici di Carlo. E diciamo che quindi Carlo ha sempre fatto queste novene alla Madonna di Pompei e ha ottenuto tante conversioni di persone in vita. Persone che magari erano lontane dalla fede, perché lui pregava, cercava di intercedere, perché proprio pregava anche per la conversione, non solo se aveva degli amici che per esempio i genitori si stavano separando, oppure situazioni difficili che vivevano, lui li invitava a casa, li prendeva con sé, per esempio contro il bullismo. Carlo era eccezionale, perché che faceva? C'erano dei ragazzi che magari avevano difficoltà a integrarsi con gli altri ragazzi, prendeva a braccetto, magari li prendeva a braccetto, li portava per tutta la scuola, li presentava tutti e gli dava sicurezza, e piano piano questi ragazzi si aprivano, ecco, si scioglieva questo meccanismo che magari erano un po' emarginati, e lui li aiutava. Ma questo lo ha fatto sin da quando era alle elementari, perché noi abbiamo le testimonianze di tutte le maestre che dicono tutti la stessa cosa. Lui faceva questo, appena vedeva che c'era una difficoltà con qualcuno subito lo faceva proprio, ecco. Ha difeso dei disabili, perché purtroppo il mondo è un po' cattivo e ci sono anche situazioni in cui magari vengono presi oggetto di magari prese in giro, l'ha fatto nella sua vita. Per esempio, mi ricordo che una volta camminavamo per le strade di Milano, a un certo punto c'erano dei bambini, figli di zingari probabilmente, e questi qui chiedevano dei soldi, c'era un signore tutto elegante, eravamo in Piazza della Scala che camminava, questi si sono avvicinati per chiedere i soldi e questo ha cominciato con l'ombrello a cacciarli. Allora Carlo si è infrapposto, si è messo lì, li ha difesi subito. E parliamo di un ragazzino di 11 anni, cioè lui aveva questi slanci un po', diciamo, di coraggio, no? Ecco, però era così, insomma, io questo un po' per acqua. Poi era molto generoso, regalava tutte le sue cose, ecco, se qualcuno veniva diceva: che bello, ah che bello, pigliava e lo regalava, ecco. Quindi, e poi soprattutto era essenziale nella sua vita, perché pur facendo parte di una famiglia molto ricca, perché comunque è una famiglia molto, che gli dava molte possibilità di avere grandi beni, e lui un paio di scarpe era sufficiente. Se io gliene volevo comprare due, si arrabbiava, diceva: mamma, ma c'è gente che muore di fame, tanto tra un poco mi crescono i piedi, basta un paio di scarpe. Dovevo lottare per comprargli una camicia in più, veramente delle battaglie, perché lui non voleva. Tutti i suoi soldini, ogni tanto andava lì alla mensa dei cappuccini a Viale Piave, non so se c'è qualche cappuccino qua, tu, lei, e portava i soldi. Padre Giulio Savoldi lo conosceva?
Li portava i soldi a questo che era stato poi tra l'altro vicepostulatore della causa di Fra Cecilio Cortinovis. Ecco, portava i suoi soldini alla mensa dei poveri, perché questa, loro i cappuccini a Milano danno, non so, migliaia di pasti ogni giorno ai poveri, agli indigenti. Ecco. Carlo era molto attento ed era molto molto attento a non buttare i soldi, a non sciupare le cose. Diceva: la mia autostrada, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, no? E però l'Eucaristia per lui ha significato anche questo fatto di farsi pure lui un'Eucaristia vivente, cioè portare Gesù e cercare di crescere attraverso l'Eucaristia, che era il suo nutrimento quotidiano, ma crescere pure in questo amore per Dio e amore per il prossimo. Ora, diciamo che vi ho voluto fare un po' un quadro, perché è chiaro che a voi interesserà sentire un po' parlare, però parliamo un po' dell'aspetto spirituale. Carlo diceva che tutti noi siamo chiamati ad essere santi, lo dice la scrittura, il libro del Levitico: siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Questo lo dice la scrittura, ci incita in tanti passi il Signore. E diceva che Dio ha creato tutti buoni, potenzialmente santi. Certo, sta a noi, ovviamente, perché abbiamo la libertà, porre in atto questa santità. Perché ognuno di noi è unico e ripetibile. Ognuno di noi ha le impronte digitali diverse dall'altro. Questo già ci dimostra la grandiosità del progetto che Dio ha avuto per ognuno di noi. Cioè, ognuno di noi è speciale. Però, certamente, il problema è porre in atto questo. E noi sappiamo che purtroppo noi abbiamo un po' la ferita del peccato originale, che ci ha lasciato, ci è stato tolto col battesimo la colpa, ma il peccato originale ci ha lasciato un'inclinazione al male, quindi tutta la nostra vita è un combattimento. Diceva Carlo che giova all'uomo vincere mille battaglie se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni. Se io mi vado a confessare ogni mese, ogni giorno, Carlo si confessava una volta a settimana, ma se io mi confesso tutte le volte lo stesso peccato, vuol dire che non c'è un grande combattimento da parte mia. Quindi c'è bisogno di fare uno sforzo. Ma proprio per tornare al discorso dell'unicità di noi, noi sappiamo appunto che c'è questa ferita che ci inclina al male, però, diceva Carlo, cos'è la grande misericordia di Dio? Nella sua morte in croce, dal costato ferito di Gesù è uscito anche sangue ed acqua, e sono scaturiti che cosa? Lui ci ha lasciato i sacramenti, che sono la nostra salvezza, la cosa più soprannaturale che c'è sulla terra, gli strumenti per la nostra santificazione. Questa è la grande misericordia, la misericordia che Dio ci dà di poterci sempre rimettere in gioco. Ogni giorno, anche che pecchiamo, possiamo ricominciare, ricomincio da zero ogni giorno. E il buon ladrone è l'esempio mirabile di tutto ciò. All'ultimo istante Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Però diceva Carlo che questa chiamata a essere tutti santi, diceva che Giovanni l'apostolo è un po' quello che l'esempio mirabile è l'esempio che a cui dovremmo tutti rifarci, no? Voi sapete che nell'ultima cena San Giovanni apostolo posa il capo sul petto di Gesù. Questo gesto, diceva Carlo, è una prefigurazione per i discepoli di tutti i tempi, per diventare anche noi discepoli prediletti. Siccome diceva Carlo che questo gesto è un gesto eucaristico, perché il petto è la sede del cuore, e sappiamo che la Chiesa ha sempre identificato l'Eucaristia il cuore di Cristo. Perché il cuore? Il cuore, la parola cuore nella Bibbia citata più di mille volte, ma voi sapete che il cuore, da un punto di vista proprio per gli ebrei, lo chiamavano menti, reni, perché il luogo, la mente, il reni, dove si prendono le decisioni più profonde, dove la nostra volontà si mette in gioco, se seguire Dio o seguire qualche altra cosa. È lì che si fanno le decisioni, ed è anche lì, il cuore è l'organo con cui Dio ci ama, con cui Dio ci mostra il suo amore. Morendo in croce, cosa ha fatto Gesù? Ha dato la sua vita per noi, il gesto più grande di amore che si possa fare. Ed il cuore,
è anche il simbolo dell'amore. E l'Apostolo Giovanni ci dà due attributi di Dio. Ci dice che Dio è amore e Dio è luce. E quindi quando io ricevo l'Eucaristia, ricevo l'amore in persona. E voi sapete che praticamente l'amore, che cos'è? La carità che è quella virtù che poi sarà quella, come dice San Paolo, di cui che ci darà il grado di beatitudine di cui godremo per tutta l'eternità. È l'unica virtù che rimane ed è l'unica virtù che è l'essenza stessa di Dio, ma è la virtù che rimarrà per tutta l'eternità, perché il grado di amore che avremo avuto per Dio e per il prossimo con cui moriremo sarà il grado di che ci darà il nostro grado di beatitudine dopo la vita e dopo la morte. E quindi è molto importante crescere nella carità, nell'amore per Dio, nell'amore per il prossimo. Allora, io non so se tra di voi c'è qualcuno che sa il motivo per cui la Chiesa dichiara qualcuno santo. Voi lo sapete? Il motivo tecnico. Allora adesso ve lo spiego, perché questo riguarda anche voi. Quando la Chiesa dichiara qualcuno, innanzitutto ci vuole una grande fama di santità. Carlo ce l'aveva, addirittura all'estero, è conosciuto in tutto il mondo. Io ho email, 1000 email più o meno a settimana da tutto il mondo. Più o meno questa è la media. Ma mi scrivono dall'Alaska, mi scrivono dalla Corea, dalla Filippine, dall'India, dall'Africa. Adesso la mostra di Carlo, per esempio, è a Dubai, contemporaneamente in Australia, poi sta in Inghilterra. Cioè, è un continuo. Quindi queste persone ci scrivono o ci attestano di aver ricevuto grazie. Cioè, però la fama di santità è importante, perché comunque la Chiesa ha imposto 5 anni dalla morte del candidato prima di poter aprire il processo di beatificazione, perché bisogna che ci sia questa fama conclamata. Dopodiché, se c'è questa fama, poi c'è un'indagine, ci sono delle indagini che vengono fatte, si sentono i testimoni, si verifica se veramente quella persona ha vissuto una vita eroica dal punto di vista proprio spirituale, una vita di evangelico. Ecco. Poi la causa si chiude nella diocesi di appartenenza, nel caso di Carlo Milano, e passa a Roma, per vedere se la persona ha vissuto eroicamente le cosiddette 7 virtù, le virtù cristiane, che sono la fede, la speranza, la carità, che riguardano Dio e il nostro rapporto, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, che riguardano il nostro rapporto con il prossimo. Ma voi sapete che la virtù è un'attitudine stabile della volontà al bene, quindi la virtù è importante. Che cos'è che è opposto alle virtù? I vizi, no? La gola, l'accidia, l'invidia, quelle cose lì. Se io cresco sin da piccolino, mi abituo a fare una vita virtuosa, per me diventa una specie di abito, una specie di conseguenza della mia vita, una specie di cosa per me naturale. È chiaro che se io mi converto in età avanzata, ho acquisito magari dei modi di fare molto, magari sbagliati, e per me è più difficile raggiungere queste virtù eroiche. Ma nel caso di Carlo, un bambino che sin da piccolino è stato sempre virtuoso, la purezza, la bontà, la generosità, è chiaro che queste virtù sono più facili da portare avanti. Però il Signore ci dice: non vi preoccupate, perché comunque se noi ci affidiamo ai sacramenti, il Signore ci aiuta a raggiungere queste virtù. Ma le virtù che cosa sono in sintesi? Perché ve lo dico perché è importante. In sintesi si chiamava anticamente cammino ascetico, adesso si chiama cammino spirituale. Ma quando io raggiungo eroicamente queste virtù, cioè raggiungo le virtù eroiche, vuol dire che ho abbattuto i peccati veniali. Quei minimi peccati che, come diceva Carlo, ci trattengono sulla terra. Carlo paragonava la nostra anima a una mongolfiera. Diceva che quando noi ci confessiamo, se pensate alla mongolfiera, si accende il fuoco, la mongolfiera comincia a salire. Quello, diceva, il fuoco è come quando confesso i peccati mortali. La mongolfiera si rimette su e ricomincia a salire. Però diceva, se voi pensate alla mongolfiera, per salire sempre più in alto, che è un po' l'altezza, è un po' un simbolo della nostra perfezione cristiana, della nostra salita al monte della santità, bisogna scaricare i pesi, e quei piccoli pesi che noi scarichiamo dalla mongolfiera sono quei piccoli peccati veniali che noi facciamo costantemente, purtroppo.
che ci impediscono però questo raggiungimento delle virtù eroiche. Quindi è molto importante questo combattimento spirituale, è molto importante questo cammino di perfezione, riguarda tutti, non è che riguarda solo Carlo o solo San Francesco, eccetera, riguarda ognuno di noi che è chiamato a essere santo. E allora Carlo diceva che appunto l'anima nostra è così, oppure la paragonava ai palloncini, perché lui faceva il catechista, quindi doveva spiegare ai bambini e si era inventato delle metafore, delle cose. Diceva che la nostra anima è come un palloncino, se io lo lego a una pietra, che magari quella pietra rappresenta la mia ira, piuttosto che il mio fatto che dico parolacce, per esempio, che spesso i giovani dicono le parolacce, questo palloncino rimane fisso. E come faccio per liberarlo? Devo scioglierlo da questa pietra, perché così può volare in alto. Ecco, lo sciogliere significa l'abbattimento di quel difetto. Siamo all'inizio dell'anno e io ho fatto i miei propositi perché voglio migliorarmi e vi invito tutti a fare un proposito, di abbattere un difetto predominante. Ma per tornare al discorso di questa, diciamo, cammino di Carlo, quindi la mongolfiera, la nostra anima, il cammino di perfezione, ecco. Però Carlo diceva appunto che questo discepolo prediletto, abbiamo parlato prima di Gesù, in un certo senso, voi sapete che la scrittura va letta in vari sensi, no? Cioè ci sono più significati. Pensiamo all'Antico Testamento, quante prefigurazioni dell'Eucaristia io trovo? Tantissime, la manna nel deserto, Mosè che tocca la roccia da cui scaturisce l'acqua, Elia il profeta che per salire verso il monte Horeb appare un angelo e gli dà del pane perché questo lo incita alla salita verso questo monte, altrimenti si voleva lasciar morire, non ce la faceva più. Oppure il profeta Daniele nella fossa dei leoni riceve il pane dall'angelo e non viene sbranato da leoni, e questo pane è il nutrimento che gli permette di sopravvivere. Ecco, sono tutte prefigurazioni. Il battesimo, per esempio, è prefigurato dal passaggio nel Mar Rosso, l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto verso la terra promessa. Quando noi ci battezziamo usciamo dal peccato originale e facciamo il nostro cammino verso la vita eterna, quello che ci aspetta e cui siamo chiamati, il paradiso. Allora, l'Eucaristia, anche per l'Eucaristia, Carlo diceva, anche quel gesto di Giovanni di posare il capo sul petto di Gesù è una prefigurazione per come anche noi diventare discepoli prediletti come Giovanni, prefigurazione per tutti gli uomini di tutti i tempi. E che cos'è quel gesto? È un gesto eucaristico, e questi miracoli eucaristici che sono qui esposti, Carlo diceva, pensiamo al miracolo eucaristico di Lanciano, l'ossa si trasforma in carne, il vino in sangue, nel 700 d.C., perché un sacerdote dubita durante la celebrazione della reale presenza di Gesù nell'Eucaristia alle parole della consacrazione, e Gesù opera questo miracolo per far capire che veramente lui è presente realmente. E poi questo miracolo è stato analizzato dal professor Linoli di Siena e da 500 commissioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e nelle analisi hanno visto che quell'ossia trasformatasi in carne, di cui la reliquia ci è pervenuta fino adesso, risulta essere la parte del cuore, una sessione del cuore, esattamente il miocardio, che è quel muscolo, se vediamo bene lì il cuore, la parte esterna è il muscolo, il miocardio, che è quel muscolo che dà la pulsazione al cuore, grazie al quale il cuore pulsa. Ma questo miracolo eucaristico poi ci presenta altri aspetti meravigliosi, come ad esempio il fatto che il sangue coagulato presentava lo stesso diciamo tracciato elettroforetico di un vivente. Anche questo è un miracolo nei miracoli. Però pensiamo al nostro Papa, lui era cardinale a Buenos Aires, anche lui è stato testimone di un miracolo eucaristico che ha voluto far analizzare. Questa analisi fu fatta dopo 3 anni a Buenos Aires, e anche lì un'ostia caduta a terra poi fu presa, conservata in un vasculum, un recipiente pieno d'acqua, perché così si usa fare per farla sciogliere, e dopo qualche giorno andarono ad aprire i sacerdoti e l'ostia presentava un grumo di sangue.
Anche questo il Papa volle farlo analizzare. Dopo qualche anno furono fatte le analisi e il professor Castagnon si incaricò di fare tutto questo processo di analisi con eminenti professori, tra cui il professor Zughibe della Columbia University di New York, che è il massimo esperto di medicina forense del cuore ed è una persona che praticamente molto autorevole. Gli fu portato un campione di questo, di quest'ossia trasformatasi in carne, e in questo campione lui non sapeva che appartenesse a un'ostia, pensava fosse stato prelevato da un cadavere, tant'al più che fece vedere al professor Castagnon un libro su cui lui aveva, diciamo, riportato un caso simile di una persona che aveva avuto un infarto, come aveva sofferto molto, no? Le stesse dinamiche, perché poi la cosa straordinaria è che in questi campioni si vede proprio, ci descrivono la passione di Gesù, cioè si vedono i segni della passione, gruppo sanguigno B come quello della sindone, ecco, quindi ci sono indizi incredibili. Ma questo campione, la cosa straordinaria è che lui subito capì che era anche lì un frammento del miocardio, no? Quel muscolo che fa pulsare il cuore, e la cosa straordinaria è che pulsava e aveva i globuli bianchi intatti. Voi sapete che dopo 10 minuti i globuli bianchi fuori dal corpo spariscono. Erano intatti dopo 3 anni e il cuore pulsava, questo frammento pulsava. A che il professore pensava che fossero stato inventato il metodo per mantenere in vita i tessuti. Quindi capite la straordinarietà. E però io dicevo sempre a Carlo: Carlo, ma tutti questi miracoli, ma è possibile? Dì a Gesù, a te che ti vuole tanto bene, digli di fare i miracoli anche adesso, digli di farne altri. Allora lui è morto nel 2006, il 12 ottobre. 21 ottobre 2006, altro miracolo eucaristico a Tixla, in Messico. Anche questo uguale a quello di Lanciano, uguale a quello di Buenos Aires. 2008, altro miracolo eucaristico, uguale. Sempre questi, premetto, sono riconosciuti dalla Chiesa, dalle autorità scientifiche, non è che sono, diciamo, ecco. Anche questo uguale. 2013, altro miracolo eucaristico. Io vi ho portato qui questo, diciamo, questo poster che ho fatto fare, che racchiude un po'. Vedete, lì c'è l'Apostolo Giovanni, là c'è Carlo, che, diciamo, nel gesto, che è un po' quello che faremo noi, tutti noi. Là c'è Gesù sulla croce. E Carlo diceva che questi sono dei segni, no? Dove Dio ci mostra il suo cuore, il suo amore, perché nell'Eucaristia c'è il cuore, c'è la totalità, c'è Dio in persona. E l'Eucaristia è il centro della Chiesa, è quella che muove la Chiesa. Perché il miocardio? Come il miocardio fa muovere tutto il cuore? Là, nella Chiesa, la Chiesa è mossa dall'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Dio in persona. Se voi pensate a quando fanno gli esorcismi, la cosa che al demonio dà più fastidio è l'ostia consacrata, perché là c'è Dio in persona. Il demonio vi farà fare 3.000 corsi, 3.000 processioni, 3.000 cose, ma quando comincerete ad andare a messa tutti i giorni vedrete le difficoltà che troverete, perché là significa veramente iniziare un processo di trasformazione radicale della vostra vita, perché è lì che avviene la grande trasformazione, l'Eucaristia che ci trasforma, perché quando noi facciamo la comunione le specie del pane sono dentro di noi 15 minuti prima che i succhi gastrici le aggrediscono, ma in quei 15 minuti il Signore, diceva Carlo, ci trasforma, ci divinizza. Quando facciamo la comunione non siamo mai più le stesse persone, cambiamo sempre, anche che non ce ne accorgiamo. Sappiamo per fede che l'Eucaristia agisce ex opere operantis, ex opere operato, cioè indipendentemente da chi celebra la santità e indipendentemente da chi riceve, perché io posso essere distratto, pensare al football, ma quando ricevo la comunione è sicuro che Gesù opera qualcosa. È ovvio che il grado mio di corrispondenza a questo dono grande che Dio mi fa mi darà anche il grado di grazie, perché è chiaro che uno come San Francesco, che partecipava a 2 messe al giorno,
quando faceva la comunione aveva una devozione straordinaria, o Santa Caterina da Siena che quasi si illuminava, levità, perché? Perché loro avevano una consapevolezza. È chiaro che il Signore ci riempie di grazie, ma ci vuole anche la nostra libera partecipazione. E allora, per tornare al discorso dell'Eucaristia, Carlo diceva che questo fatto del discepolo prediletto è ancora più evidente se pensiamo alla crocifissione. Sotto la croce chi c'erano? Le pie donne, e c'era la Madonna e San Giovanni. Gli altri apostoli erano fuggiti. Pensiamo al discorso del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io dimoro in lui, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che discorso forte! Il Signore prima prepara gli apostoli facendo la moltiplicazione dei pani e dei pesci e camminando sulle acque, no? Dice: come io posso sospendere le leggi di natura, perché lui sospende le leggi di natura, ci fa vedere la sua potenza, quella è la preparazione, per far capire che anche lui si può rendere presente in un pezzettino di pane. E infatti i pastorelli di Fatima, Francisco e Giacinta, canonizzati recentemente, Gesù Eucaristia lo chiamavano Gesù nascosto, proprio perché Gesù si nasconde, ma lì è presente realmente. E allora pensiamo alla crocifissione. Tutti gli altri apostoli erano fuggiti. Quando Gesù fa quel discorso, il famoso discorso eucaristico che riporta il Vangelo di Giovanni, hanno cominciato a mormorare: e chi è costui, il figlio del falegname? Come può costui darci la sua carne da mangiare e il suo sangue da bere? Perché chiaramente a quei tempi era un discorso difficile questo. Però, nonostante questo discorso, lui è andato avanti, Gesù, sapeva bene quello che diceva. E quindi nella crocifissione c'è Giovanni, ma diceva Carlo, ogni minuto secondo nel mondo si celebra una messa, ogni minuto secondo. E queste messe che vengono celebrate è un riattualizzarsi dello stesso sacrificio che è avvenuto 2000 anni fa, quando Gesù morì in croce. Si riattua quello stesso sacrificio, la risurrezione, no? Si riattua. E diceva Carlo, come possiamo noi dimostrare il nostro amore a Dio? Partecipando, se possibile, tutti i giorni alla Santa Messa, perché ci poniamo nell'atteggiamento di Giovanni l'Evangelista, che sta lì sotto la croce, presente, partecipa a quella grande, diciamo, evento che è l'evento della nostra salvezza. E allora è chiaro che la partecipazione, se possibile quotidiana, se proprio non riuscite, anche l'adorazione eucaristica, anche mettervi davanti al tabernacolo. Carlo diceva che quando si prende il sole ci si abbronza, ma quando si ci mette davanti al tabernacolo, davanti a Dio, si diventa santi. Perché quando io sto lì davanti, Papa Ratzinger ha usato un termine, la fusione nucleare, no? È come se io fossi davanti, capite che stare davanti a Dio ti trasforma. Ti trasforma. Non è vero, cioè tu ti metti lì anche che sei distratto, il Signore lo apprezza lo stesso, diceva Carlo, perché il Signore vuole il nostro libero amore, non vuole forzarci, se no ci avrebbe creato robot, ci avrebbe creato degli automi, no? Vuole che noi scegliamo, quindi non vuole forzarci, però Dio ci dà la possibilità, una possibilità che è un tesoro inestimabile, di diventare sempre più, di eucaristicizzarsi, di transustanziarci. La trasfigurazione è un po' quello che avviene a coloro che si mettono alla scuola dell'Eucaristia, è un'anticipazione di paradiso. Quindi, ragazzi, io ho cercato di farvi un quadro, diciamo, di Carlo. Carlo diceva: non io ma Dio, non l'amor proprio ma la gloria di Dio, la tristezza lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità lo sguardo rivolto verso Dio. Diceva Carlo, la conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'alto, basta un semplice movimento degli occhi, perché noi siamo molto attirati dalla terra, no? Però guardiamo sempre in basso, però basta alzare lo sguardo verso l'alto. Lui era pure un po' spiritoso, faceva le battute, quindi. Poi diceva Carlo, tutti nascono originali, ma molti muoiono con fotocopie. Siccome questa è la società del copia e incolla, perché noi copiamo e incolliamo continuamente, perché andiamo su internet, è la società del voler imitare, no?
pensate un po', non abbiamo, tutti si vestono con le stesse marche, tutti vogliono apparire con quella determinata cosa, c'è molto un'omologazione, cioè si spegne molto in noi la nostra individualità, la nostra, diciamo, il nostro essere originale, speciali, unici, diversi dall'altro. Spesso ci copiamo vicendevolmente. Però non è solo questo il significato. Il significato di questa frase è che, per non essere fotocopia, bisogna affidarsi, Carlo diceva, se fosse qui e dovessi dare un consiglio a questi giovani, direi affidatevi a Gesù Eucaristia, affidatevi a Lui, fatevi trasformare, che venga in voi questa trasfigurazione, perché il Signore è lì che aspetta solo questo, di poterci divinizzare, capite? Perché noi se no moriamo sempre come omuncoli, ma noi siamo chiamati a delle altezze speciali, a una santità, a un'elevazione, l'uomo l'ha elevato a uno stato straordinario, però siamo noi che dobbiamo collaborare, ecco. Io sono qui adesso, penso di aver parlato già abbastanza, non so se c'è qualche domanda, perché ovviamente parlare di Carlo potrei raccontarvi tante altre cose, ma mi devo limitare perché il tempo è quello. Non so se c'è qualcuno che ha qualche... Grazie. Grazie. Se qualche domanda, qualche curiosità, io sono qui per rispondere. Ecco, ho cercato di riassumere un po' Carlo, ma vediamo un po'. Caspita. Ah, ma che bello. È un dono che richiama l'Eucaristia, il pane e il vino, e la ringraziamo perché noi in questi giorni, vi ringraziamo perché in questi giorni, appunto, confrontandoci sul tema della festa, insomma, oggi ci avete raccontato di come la festa sia nella quotidianità, no? Sia una festa quotidiana, come anche Carlo l'abbia vissuta nella quotidianità. E vi diamo anche, certo, i gadget del nostro meeting, che sono due braccialetti con il nostro logo MiWi. Bene. Sì, noi abbiamo, diciamo, la messa fra 10 minuti, quindi se qualcuno ha qualche domanda, insomma, puntuale, brevissimamente puntuale. Una domanda puntuale nel caso. Bene. Va bene, ragazzi. Va bene, allora, sì. Ho lasciato un video che ha prodotto il Vaticano sui miracoli eucaristici, in cui parla anche della mostra di Carlo. Intervistano alcuni professori scienziati. Questo video si chiama Segni, l'ho dato al Don, anche al vostro Vescovo. E quello, per esempio, è bello perché vi spiega un po' questi ultimi eventi che vi ho spiegato, perché fa riflettere, no? Che ancora oggi Gesù ci fa i miracoli. Pensate quanto è buono, no? Ancora ci fa questi miracoli per aiutarci a credere, avere fede, ecco, perché sa che la nostra natura è un po'... però, diciamo, volevo dirvi che noi abbiamo fatto su internet, a parte la mostra che è scaricabile gratuitamente, abbiamo fatto dei cartoni animati, prodotti gratuiti, si possono prendere, poi tra un poco li tradurremo in varie lingue, ma intanto potete vederli, su questi ultimi miracoli eucaristici spiegati ai bambini, Lanciano, Socolca, Buenos Aires, li potete scaricare e far vedere se tra voi ci sono catechisti, educatori. C'è anche un cartone animato di Fatima che io ho fatto in collaborazione con la postulatrice dei Pastorelli, c'è, cioè, anche il vescovo dell'arcicardinale di Lisbona, lo sa. Quindi è un cartone animato che parla di tutte le apparizioni, le parole esatte che ha detto la Madonna, quello che è stato l'apparizione dell'angelo, l'apparizione della Madonna e anche le visioni successive che Suor Lucia ha avuto. E quindi vi invito a vederlo. Carlo era molto devoto di Fatima, aveva avuto molti segni dei Pastorelli in vita. Vi dico che Carlo aveva uno speciale legame con Fatima. Quando è morto, la sua mostra è subito andata per il centenario di Francisco Marto, che era quello più eucaristico, e il santuario poi ha richiamato anche
alcuni oggetti di Carlo, perché hanno fatto una mostra per il centenario delle apparizioni e tra, proprio vicino a Suor Lucia, hanno messo Carlo con il suo rosario e il suo zainetto, un po' il simbolo dello zainetto che tutti noi portiamo, no? Quando facciamo, che siamo tutti pellegrini della, di questo cammino che ci porta poi in cielo. Ecco. Quindi questi, queste cose le trovate su internet, potete scriverci e quindi volevo dirlo perché tra voi sono sicura ci sono dei catechisti, degli educatori. Ecco, io credo che dobbiamo fare ad Antonia e ad Andrea un altro grande applauso, perché abbiamo avuto questa mattina il privilegio di poter ascoltare, e mi spiace che abbiamo questo orario che ci vincola, peraltro della messa, quindi voglio dire non facciamo torto a Carlo, perché Carlo ci direbbe datevi una mossa perché non ci perdiamo in chiacchiere, però siete stati per noi veramente un dono prezioso e io avevo colto anche in alcuni dei ragazzi presenti il desiderio di conoscervi, ma visto che vi abbiamo conosciuto, cara Antonia e cara Andrea, io ci terrei che voi tornaste in qualche altra occasione, perché penso che sia importante poter approfondire la conoscenza di Carlo, soprattutto perché ci avete dato la percezione della normalità, perché effettivamente pensare che lei, Antonia, tu sei la mamma di un futuro santo, pensate, Antonia, che c'ha l'accento un po' romanesco sembrerebbe, perché a tre anni andava al Terminilla a sciare, ma ha fatto studi al Tologati, alla London School of Economics, a Londra appunto, e Andrea insegna o ha studiato a Ginevra, ecco, quindi anche questo fatto di due genitori che non so come, per esempio i miei, che sono bravissimi come loro, però certamente noi abbiamo sempre quest'idea della fede che è cosa diversa rispetto alla scienza, e Carlo è vissuto in questo contesto e ci ha veramente spiazzato con la sua esperienza, mi pare che sia qualcosa che dobbiamo approfondire per superare tanti stereotipi e tanti pregiudizi, quindi veramente grazie, mi sa che dovete scappare per andare dagli altri figli oggi, sì, però vi aspettiamo qui e nella zona proprio del terremoto, certo, vi invitiamo ad Amatrice la prossima volta, troviamo un momento per fare un'occasione, sì, perché secondo me un'esperienza come la vostra di morte e di resurrezione a noi ci fa veramente un gran bene, quindi veramente grazie ancora. Però Andrea, perché ci ha detto la biblista che San Giuseppe non parla mai nella Bibbia, ma tu vuoi dire una parola per favore? Allora, la mamma è stata già abbastanza esaustiva, forse è un elemento molto importante di Carlo che ci può essere di aiuto è la docilità. È stato sempre docile da bambino con noi, con i genitori, non abbiamo mai avuto bisogno di arrabbiarci particolarmente, però era sempre docile, i genitori ovviamente danno delle indicazioni, non c'è mai stata una ribellione, un fastidio nell'essere docile. E questo è il grande segreto che poi l'ha aiutato quando ha deciso di essere docile con la sua volontà al Signore. Perché stavo pensando mentre parlava Antonio, questa pianta, guardate che bella, lei non ha bisogno di essere docile perché il Signore ha creato questo semino e lei naturalmente esprime la bellezza che aveva pensato per lei il Signore. Noi abbiamo... siamo chiamati a una vicinanza molto maggiore, no, rispetto a questa pianta, però abbiamo la libertà, il grande mistero della libertà, e quindi ogni cosa bella ha un suo ordine, non è che una cosa viene bella per caso, anche nelle banali cose della giornata, se io non so come fare una pizza margherita devo seguire la ricetta, non è che posso mescolare la mozzarella con la farina e poi aggiungere l'acqua sopra dopo che l'ho messa nel forno. Cioè c'è un ordine per fare le cose belle. E qual è l'ordine per fare delle anime belle, originali? Lo saprà il Signore, non lo sappiamo noi qual è. E quindi o impariamo a essere docili con il Signore, se no faremo fatica. E Carlo era molto docile. Grazie.
Allora, per rendere concreto tutto quello che abbiamo ascoltato, andiamo velocemente a lasciarci incontrare, perché nell'incontro possiamo essere trasformati. Fra 5 minuti è la chiesa di San Francesco, dove eravamo ieri sera per l'adorazione eucaristica. Siamo nella navata centrale questa volta, insieme alla comunità parrocchiale di Leonessa che già ci aspetta. Quindi velocemente raggiungiamo la chiesa. Grazie.